Bene, dopo una partita molto intensa, una partita molto fisica, molto dura, diciamo che è normale recupero dei primi giorni della settimana, di qualche normale acciacco di gioco, ma va bene, i ragazzi si sono allenati con la consueta attenzione e con grande energia, quindi stiamo preparando la partita con Legnano. Ma una partita contro una squadra che sicuramente sembra in fiducia per i risultati meritati, in fiducia con molti giocatori che stanno tirando con percentuali importanti da 3 punti, quindi una partita dove bisognerà un po' andare a togliere il tiro a tanti, è una partita in cui bisognerà fare delle scelte, magari delle scelte coraggiose. Ed è quello su cui stiamo lavorando e che stiamo decidendo con lo staff di fare ovviamente prima della partita. E poi dopo la partita è un'altra storia, perché non è quello che decidi di fare sulla carta, quello sempre che provi in allenamento, perché poi ci sono delle situazioni impreviste, perché poi bisogna leggere anche quello che sicuramente avranno preparato noi per affrontarci, che siamo una squadra un po' strana, una squadra che vuol tirare tanto, che vuol correre, ma che non fa mai canestro. Quindi sicuramente sarà curioso vedere che cosa ci aspetterà. Ma sicuramente un pochino più di maturità dovessimo, come nella nostra idea, perché noi vogliamo, con tutto il rispetto dell'avversario, andare per vincere la partita. E quindi dovessimo essere in una situazione di punto a punto, come è successo a Biella e come è successo con Tortona a Casale Monferrato, ecco, vorremmo avere un pochino più di maturità e lucidità e rimanere aggrappati alla partita fino alla fine, o magari avere la lucidità anche di tirare noi la spallata decisiva.